Allora, in questo mio intervento vorrei concentrarmi su un saggio breve ma decisamente impegnato di Carlo Volpe, che comparve nel 1978 sulla rivista Arte Veneta. Il titolo Per gli inizi di Giovanni Bellini dichiara subito gli intenti dello studioso e il vero argomento del suo articolo, al di là del pretesto di rendere noto un dipinto fin lì inedito, ovvero questa natività della Vergine già in collezione Grassi a Roma e alcuni scatti fotografici di buona qualità, che sono invece questi, relativi a un'opera già pubblicata dal suo maestro Longhi. Credo che sia opportuno riparlarne, di questo testo di Volpe intendo, perché nonostante il prestigio della rivista Arte Veneta e l'assoluta autorevolezza del suo autore Carlo Volpe, non mi pare che questo testo abbia goduto della fortuna che merita. Non voglio certo sostenere che il saggio di Volpe sia stato totalmente negletto, ma sono convinto che le importanti indicazioni che vi sono contenute non siano state... Scusa, già cominciato a lampada perché non ti si vede per un po'. Ah, ok. Le importanti indicazioni che vi sono contenute non siano state veramente assorbite nel dibattito critico successivo, perché altrimenti si sarebbero forse evitate alcune radicalizzazioni che hanno infatti inquinato la questione assai spinosa degli esordi di Giovanni Bellini. Certo non ha giovato il fatto che le attribuzioni formulate in questo caso da Volpe risultino piuttosto problematiche e a mio giudizio difficilmente condivisibili. Ma ricordo bene che quando lessi per la prima volta l'articolo, ebbi la sensazione netta di trovarmi di fronte a uno dei contributi più lucidi e allo stesso tempo più profondi su questo problema così cruciale per tutto il 400 italiano. E questo dimostra ancora una volta che un impianto critico veramente solido, capace cioè di penetrare i fatti figurativi a prescindere dai nomi spesi e di mettere a fuoco il nucleo essenziale di una questione storiografica, può restare vitalissimo perfino dopo la caduta del paradigma attributivo da cui prendeva le mosse. Il saggio del 1978 dimostra anche, e al massimo grado, tutta l'indipendenza mentale e la libertà di giudizio di Carlo Volpe rispetto alle opinioni di Roberto Longhi, che pure fu per lui maestro temuto e venerato un tempo. Una libertà e indipendenza che Volpe mostrò sempre, talvolta pagandone perfino lo scotto personale, e che si coglie per esempio nella sua acuta rilettura del Rinascimento bolognese, argomentato in un saggio famoso pubblicato nel 1958, nonostante l'aperta contrarietà di Longhi, o nella rivalutazione integrale della figura di Paolo Uccello e della sua precocità, e mi riferisco ovviamente al saggio pubblicato su Paragone nel 1980, ancora una volta in contrasto con la visione propugnata dal maestro Longhi ormai defunto, che aveva invece sminuito i meriti rinascimentali di Pao, attribuendogli un curriculum ritardatissimo. Come ho anticipato, il pretesto per l'articolo su Arte Veneta del 78 giungeva a volte dal reperimento di alcuni scatti fotografici che vi ho già fatto vedere, di certe scenette cristologiche, allora conservate in collezione Lorenzelli, magari riporto la slide proprio alla pagina dell'articolo di Volpe, a Bergamo, e appartenenti in origine a un paiotto, o meglio lo stale narrativo, già pubblicato nella sua interezza da Roberto Longhi, nel suo celebre viatico per 5 secoli di pittura veneziana del 1946. Nel breve commento dedicato da Longhi a questo dipinto, quello che vedete, da lui ritenuto opera sicura del vecchio Antonio Vivarini, ma con infiniti ricordi dal Bellini giovane, si sottolineava l'aspetto singolarissimo anche per la partitura che, e qui cito Longhi, senza limiti di cornici, dispone contiguo intorno al presepio centrale le varie scene della Passione, l'Annunciazione e 4 storie di Santi, che fa sembrare la tavola quasi una tabella iconografica all'uso dei pittori d'arte sacra, memori della precettistica delle feste bizantine. La proposta attributiva di Longhi è per me molto vicina al vero, spiegherò dopo perché, e anche la descrizione è molto suggestiva. D'altra parte anche Volpe parlava di una gremita, animatissima tavola che narrava fittamente, come in una partitura trecentesca, la vita di Cristo. E in effetti è chiaro che questo oggetto dipinto oramai nella seconda metà del 400
volesse ricalcare modo e forma quegli antichi dossali narrativi fortemente influenzati dai modelli bizantini, ma anche dai Fastenzucker di ambito tedesco e ampiamente attestati in Italia tra il XIII e il XIV secolo, come questo dossale veneziano di inizio di 300, già in collezione Osmer a Montreal, in cui varie scene della vita di Cristo e di Santi si dispongono a griglia ortogonale attorno a un'immagine della crocifissione di grandezza doppia rispetto agli altri riquadri. Tuttavia devo dire che nutro qualche perplessità sulla natura della foto dell'intero pubblicata da Longhi nel 1946 e peraltro non riproposta nel volume Sansoni delle opere complete. Temo infatti che esistano buone ragioni per pensare, come peraltro ho già suggerito in Chirse Tempestini, a un possibile fotomontaggio. Tutti i pannelli ricavati dal dossale originale mostrano infatti un margine aggiuntivo su tutti e quattro i lati, di cui non vi è traccia nella foto dell'intero pubblicata da Longhi. È altrettanto evidente che questa zona perimetrale sia stata totalmente ridipinta. Dunque, o si tratta di una listellatura operata su ogni singola tavoletta dall'abile restauratore che si occupò di segare il dossale e di ridurlo in quadretti, oppure potrebbe trattarsi del punto in cui batteva un eventuale cornice originale che poteva scandire le singole scene. Non avendo effettuato un'accurata analisi diretta di queste tavolette, che a parte la natività del museolier di La Spezia sono in gran parte disperse e si trovano in varie collezioni private, non sono in grado di dirimere oggi questo punto. Va però notata la collocazione troppo stipata e in certi casi incongruente di alcune scene, in particolare di quella con le stimmate di San Francesco, che si inframezza in modo troppo brusco tra l'Arcangelo Gabriele e la Vergine Annunciata in alto. A guardare bene, questa immagine del poverello di Assisi starebbe molto meglio in pandan con la figurina inginocchiata del San Girolamo e in serie con l'altra coppia perfettamente simmetrica dei due martiri di Sante, in modo da formare un suggestivo ritmo chiastico. Se si potesse accertare che la foto pubblicata nel 1946 da Longhi non fosse altro, come sospetto, che un fotomontaggio che rimetteva insieme alla bene e meglio le varie scene già smembrate in precedenza, si potrebbe dunque immaginare una ricostruzione più coerente, compito che però esula allo scopo specifico di questa relazione. Tornando invece alla vicenda critica che riguarda il Paiotto, si deve ricordare che fu Rodolfo Palucchini, nella sua monografia del 1959, a sostenere che il dossale pubblicato nel Viatico non fosse opera di Antonio Vivarini, come pensava Longhi, bensì di Giovanni Bellini all'inizio del sesto decennio, eseguita sotto il controllo del padre Jacopo per quanto riguarda l'iconografia, ma già con flessioni di stile nuove che inglobano varie, magari riporto per adesso l'immagine a quella precedente, ma già con inflessioni di stile nuove che inglobano varie esperienze vivarinesche e manteniesche a un tempo. La proposta di Palucchini ha goduto di un certo seguito nella critica, da Teresio Pignatti, ad Heinemann, fino ai più recenti endorsement di Tempestini, Bellosi e Anna Maria Ravanna, ma soprattutto venne ripresa e condivisa da Carlo Volpe, che appunto riteneva il Paiotto di rilevante importanza per la comprensione degli esordi di Giovanni Bellini. Può apparire forse curioso che Volpe desse avvio la sua indagine sul Paiotto da quello che egli stesso definì un supplemento di indagine squisitamente iconologica, da cui derivano ormai segni eloquenti di quanto e in quale misura una variante o momentanea di ritorni di schemi iconografici siano necessitati da esigenze cui soltanto la vitalità dell'evoluzione mentale dell'artista può dare un senso degno di storia. In questa frase si racchiude, a mio avviso, il senso della piena appartenenza di Volpe alla scuola di Longhi, con il quale poteva a volte dissentire sul fatto concreto delle singole attribuzioni, come in questo caso, o perfino su certe letture complessive di un contesto, ma non di sicuro su quel piano più ampiamente epistemologico e programmatico che mette al centro dell'indagine storico-artistica l'opera d'arte come fatto prioritariamente stilistico. Fu proprio grazie, per esempio, a un supplemento di indagine squisitamente iconologica, per utilizzare proprio le sue parole, che Volpe, in un saggio pubblicato appena un anno dopo, intendo rispetto a quello di Arte Veneta, e stavolta dedicato al politico bolognese dello zoppo,
che appunto a volte ci svelò per esempio l'identità di questa Santa Lucia raffigurata su uno dei piedi del retablo di Zoppo, spiegando che se il pittore si era azzardato a nascondere due tenere e umili bulbi oculari dentro il bacile, lo aveva fatto semplicemente per rispondere al suo codice inflessibile e prioritario della visione, che imponeva a quell'altezza del piliere uno scorcio che denunciasse il punto di vista più basso dell'osservatore. Così, se Francesco del Costa aveva escogitato l'incredibile, ancora ammirata, ma ben poco compresa, soluzione del gesto garbatissimo della sua Lucia, che reca in mano il consueto attributo come fosse uno splendido stelo fiorito, non fu già per una bizzarra deviazione della sua fantasia d'artista, magari associata, aggiungeva volte con velata ironia, alla moderna poetica surrealista per uno snobistico e antistorico entusiasmo stilizzante, ma semmai per adattare genialmente con la stessa regola iconografica le più moderne esigenze visive del suo tempo, come a dire che tutto alla fine rimanda al problema dello stile, perché per un grande maestro un limite, un'imposizione culturale o perfino materiale diviene più spesso occasione per affinare internamente i mezzi sottili dell'arte e per trovare soluzioni nuove e utili ad aggirare le vecchie difficoltà. Questo vale tanto più per Giovanni Bellini. E per i suoi tentativi straordinari di creare un nuovo tipo di icona moderna. L'estro belliniano si manifesta anche e soprattutto attraverso questa capacità di riformulare tradizioni iconografiche consolidate e di piegarle alle nuove esigenze della devozione moderna, e anzi si può affermare che fu proprio quando decise di infondere un soffio di verità affettiva e sensibile alle antiche immagini della pietà che Bellini dimostrò di aver compreso più di tutto il vero dramma vitalistico e stilistico sotteso all'opera di Donatello. Per tornare al nostro stile, Volpe individuava perciò giusti e precisi legami iconografici con il cosiddetto paliotto della Passione, già al Corpus Domini di Venezia e oggi alla Cadoro, prodotto nei primissimi anni 40 e forse anche prima nella bottega di Antonio Vivarini. Si può citare per esempio la formula di derivazione chiaramente orientale della tavola circolare nell'ultima cena, oppure lo schema altamente drammatico della deposizione dalla croce o della salita al Calvario. Questo insistito accostamento tra idee iconografiche e compositive molto simili doveva giustificare agli occhi di Volpe, da un lato, la primigenia idea di Longhi in favore di Antonio Vivarini, ma soprattutto, e ancora una volta, un più ampio fatto culturale e stilistico. Se il dossale quattrocentesco poteva aspettare, come suggerito da Parrucchini, al giovanissimo Giovanni sul 1450, allora se ne poteva dedurre che la cultura belliniana a quelle date dovrebbe essere ancora tutta familiare e municipale, chiusa comunque tra le lagune, tra l'ascendente ancora vivo dei Vivarini e gli insegnamenti paterni, eppure già istintivamente illuminata dalla ricerca di un nuovo linguaggio, proprio come su diversi parametri, qui cito Volpe, culturale, sembrerà avverarsi, aggiunge appunto a un certo punto Volpe, nella paziente attenzione di Raffaello adolescente di lì a mezzo secolo. Come se l'esordiente Bellini, esattamente come il giovane Sanzio più tardi, avesse già in pectore il proprio destino prima ancora di compierlo, quasi per divina predestinazione. L'attribuzione del dossale a Giovanni Bellini sul 50, anziché al tardo Vivarini, non costituiva dunque per Volpe un semplice disparere attributivo nei confronti di Volpe, ma la vera chiave di volta di una diversa lettura degli esordi del più grande maestro veneziano del Quattrocento. Ne derivava prima di tutto, e Volpe ebbe il coraggio di dirlo ben prima che si imponesse il tirannico revisionismo che domina attualmente gli studi belliniani, tutta la inopportunità di far nascere Giovanni intorno al 1425, come invece sostenuto da Longhi sulla scia di Giuseppe Fiocco. Un tale assunto, derivato anche dal parzialissimo intento longhiano di rivendicare un originario primato belliniano a scapito del Mantegna, non solo rischia di generare problemi insormontabili, poiché imporrebbe quantomeno l'obbligo di individuare un'attività di Giovanni nel pieno degli anni 40 di cui però non esiste alcuna traccia, ma, come notava giustamente Volpe, anche di alterare il senso dei rapporti provati dal materiale storico, come a dire che a confutare l'ipotesi anagrafica e obiettivamente ideologica di Longhi interviene prima ancora che la scoperta di un documento di battesimo, peraltro mai trovato,
o qualche strampalata teoria familiare di cui si legge oggi in certi studi, un vero e proprio motivo di storia dello stile. Tanto più se si crede, come faceva Volpe, che la cultura di Giovanni sul 50 fosse ancora acerba e appunto tutta familiare e municipale, cioè non ancora aperta, se non per istinto, alle vere novità del mondo. Questo problema della primissima comparsa di Giovanni fra le righe del padre si rivelava per Volpe anche nelle tre predelle di Venezia, Padova e Ferrara, per lui, cioè appunto per Volpe, disegnate da Jacopo ma dipinte quasi in tutto da Giovanni, che lo studioso giustamente legava peraltro in un unico problema alla tavoletta con sette santi del Museo di Materica, che non riproduco, ma li tutti conoscete. Ma anche in questa natività già appartenuta alla collezione Grassi di Roma, che Volpe riteneva opera appunto di Giovanni nella bottega di Jacopo, assegnandogli stavolta non solo l'esecuzione, come nelle tre predelle di Venezia, Ferrara e Padova, ma anche la concezione. Il collegamento implicito che Volpe stabiliva dunque tra questa natività Grassi e le storiette dello stile pubblicato da Longhi è per me ineccepibile e ovviamente dimostra l'assoluta acutezza dell'occhio di questo grande studioso. Ma è anche ora di scoprire le carte e verificare se queste opere, intendo il stile e questa natività già in collezione Grassi, possano veramente spettare a Bellini. Io credo fermamente di no e penso che avesse piuttosto ragione Federico Zeri in questo caso, il primo ad accorgersi della stretta parentela che lega le storie dello stile, di cui ora mostro un'attività centrale conservata ovviamente al Museo Lio di La Spezia, e questa primizia visiana dell'Accademia Carrara di Bergamo, in cui si vedono solo a un grado diverso di evoluzione le stesse figure segaligne e puntute, elasticamente scattanti, il medesimo rapporto col paesaggio sul fondo. Non a caso Zeri conservava, e si conserva tuttora per chi voglia verificare sul sito della fototeca, le foto di quattro tavolette segate dal dossale, ovvero quelle raffiguranti quattro santi che ho mostrato prima, proprio sotto il nome di Alvise di Varini. Sempre nella fototeca di Zeri si può fare un'altra importante scoperta, stavolta nella cartella di Giovanni Bellini, dove la foto della natività che vi ho già mostrato già con collezione Grassi è abbinata dallo studioso come scomparto di un'unica predella a questi pannelli ben più famosi, già appartenuti alla collezione Contini Bonacossi e a lungo considerati, da Longhi fino ad arrivare a Boscovich, come opera giovanile di Giovanni Bellini. Il che spiega anche il paradigma attributivo entro cui si muoveva Volpe nell'attribuire l'attività Grassi, ovviamente, a Giovanni Bellini. Lo stesso Longhi si era a un certo punto accorto del legame che corre tra le due tavole Contini, che appunto lui, lo ricordo, lo ripeto, reputava opera giovanile di Bellini, Giovanni Bellini, e questa crocifissione del Museo Civico di Pesaro. Si tratta evidentemente di pezzi provenienti da un unico complesso che dovrebbe corrispondere, stando alle importanti ricerche effettuate da Vincenzo Buonocore, a un dipinto visto da Boschini sull'altare a corno Vangeli della chiesa dei Santi Vito e Modesto a Venezia, che si trova a pochi passi dalla chiesa di Santa Maria della Carità, notizia peraltro confermata da un inventario dei beni della chiesa del Settecento. Dopo le precisazioni fornite da Alessandro Conti, avallate poi da Mauro Lucco e infine da Luciano Bellosi, credo che sia ormai pacifico assegnare tutti i dipinti di questa ancona smembrata, cioè le tre tavole di predella Contini e Grassi e la crocifissione di Pesaro agli inizi di Alvise, ancora dimidiato da una doverosa fedeltà ai dettami di famiglia e una eretica fascinazione per l'arte ormai affermata di Giovanni Bellini. Un'altra segnalazione dello stesso Buonocore ci permette di individuare peraltro anche la provenienza possibile del stile pubblicato da Longhi, ovvero la chiesa conventuale di Santa Chiara di Murano. D'altra parte, la tipologia dell'oggetto, lo stesso formato volutamente arcaico, adesso parlo dello stile, e la presenza ai dati di San Nicola e di Santa Chiara nella natività principale rendono l'ipotesi altamente credibile, visto che manufatti simili, come ha chiarito l'amico Emanuele Zappasoli in uno studio su questi temi oramai fondamentali, sono per lo più collegabili proprio all'ambito monastico femminile, specialmente di Clarisse. Fatto sta che diverse fonti settecentesche attestano la presenza nella chiesa delle monache di Santa Chiara, esattamente sopra il banco di San Nicolò peraltro, di un quadro della passione di Nostro Signore con la Natività, già attribuita ad Antonio Vivarini,
che era poi il nome speso da Roberto Longhi. Viene dunque spontaneo pensare a un'opera firmata dal caposcuola, ma demandata in grande parte all'emergente Alvise, ad uno stadio veramente germinale ma riconoscibile. Per tornare al problema principale, io francamente, e torniamo, non credo neanche all'ipotesi classica suscitata da un'intuizione di Bergson messa in valore da Rodolfo Parrucchini nella mostra del 49 e appunto sposata in pieno da Carlo Volpe, che vorrebbe vedere la mano di Giovanni attivamente presente in misura prevalente nelle summenzionate tavole di Predella di Venezia, questa è quella di Venezia, Padova e Ferrara. Capisco che soprattutto la piccola processione del Correr, circonfusa di luce impalpabile, con quel ritmo sublime che la fa cantare con una lenta tremolia dolorosa, possa far propendere verso il nome di Giovanni. O che lo stesso si possa pensare dell'adorazione della Pinacoteca di Ferrara, su cui Volpi insisteva soprattutto, non solo nel saggio su Arte Veneta, ma in una breve nota sulla collezione Vendichini-Baldi uscita su Paragone l'anno prima, nel 1977. Ma tutto sommato credo che si tratti di una fascinazione romantica e che la soluzione più ragionevole sia piuttosto vedervi all'opera il vecchio Jacopo, oramai suggestionato dal suo figlio geniale. Ma sia come sia, quel che mi sento di poter tranquillamente affermare è che né Pallucchini né tanto Volpe, che pure credevano appunto all'azione di Giovanni Bellini, queste tavolette, avrebbero mai avallato la ricostruzione della pala rattamelata, proposta da Colin Eisler, che appunto vedrebbe i tre pannelli come scomparti di Predella della pala firmata da Jacopo, in società con Gentile Giovanni Bellini, nel 1460 per la cappella del condottiero Erasmo da Narni al Santo di Padova. E proprio su questa proposta, badate bene che si è basata in gran parte l'operazione di slittamento cronologico in avanti di tutto il catalogo giovanile di Giovanni Bellini, ipotesi che è poi diventata paradigma trionfante e quasi indiscusso negli ultimi decenni, al netto ovviamente di alcune eccezioni salutari e anche molto autorevoli come quella di Luciano Bellosi. Il vero punto della questione non è tanto quello di spostare avanti o indietro gli inizi di Giovanni, ma di essere, né tantomeno di discutere della sua data di nascita, ma di essere coscienti che mutare i tempi significa di fatto mutare anche il contesto. Esordire a Padova intorno al 1460, cioè a valle di un decennio epocale che si era aperto con la pubblicazione dell'Altare del Santo e si era concluso con quello della Pala di San Zeno del Mantegna, significa agire fin da subito entro un paradigma nuovo e ormai consolidato, che semplicemente non ammette più certe formulazioni se non a costo di rimediabili arretratezze. Termini che non possono certo valere per Giovanni Bellini, nemmeno nella sua più tenera età, perché è un artista sempre al centro della storia, sempre in grado di anticipare i tempi e di affrontare i cambiamenti più radicali, e che anzi fece, come sottolinea giustamente proprio Volpe, che rinnovarsi incessante la propria divisa mentale e financo morale, non si può davvero imporre un avvio tanto sfocato. Carlo Volpe, il cui parere è stato troppe volte chiamato a sostegno e del tutto a sproposito, secondo me, per avallare questa proposta di Adler, non avrebbe mai accettato di pensare che Giovanni Bellini, all'altezza del 60, potesse apparire ancora, secondo le parole puntuali spese da Luciano Bellosi su questo tema, come una specie di Masolino Masaccesco, piuttosto che fare pensare al cognato di Andrea Mantegna. Anche ipotizzando una data di nascita tardissima sul 1440, tema che non mi appassiona molto, è stato comunque incredibile, perfino antistorico, che un Giovanni Bellini già ventenne, perché anche fosse nato sul 40, nel 60 avrebbe avuto 20 anni, e nel pieno delle sue forze mentali, si rassegnasse a ricalcare le idee grafiche del padre senza adeguarle in nulla all'ultima moda mantegnesca. Perché in nulla. E tutto questo, peraltro, in un'ancora dipinta per un'importante cappella del Santo di Padova, dove una scelta di così assurda retroguardia sarebbe parsa deludente perfino all'ultimo apprendista di Squarcione. Per Volpe, in sintesi, l'attribuzione dei pannelli di Venezia, Ferrara e Padova, che vi ho mostrato almeno in parte, e di tutte le altre tavole a suo giudizio collegate, il dossale, attività geografica, eccetera, poteva giustificarsi solo ed esclusivamente come testimonianza della primissima comparsa di Giovanni tra le maglie del padre Jacopo e come espressione di una sua preistoria tutta chiusa fra le lagune e da non situarsi oltre la soglia del 1450.
Vi è poi un altro nucleo tematico dell'articolo di Volpe che a ben vedere lo pone ancora in una posizione saggiamente mediana tra gli estremismi di Longhi da un lato e le altrettanto radicali posizioni assunte dalla critica negli ultimi decenni, ovvero il tema assolutamente centrale dei rapporti tra Bellini e Mantegna. Longhi fu un convinto negatore, lo si sa bene, anche per una precisa impuntatura anti-berenzoniana suscitata dalla lettura di Venetian Paintings in America del 1916 di una fase manteniesca di Bellini. Per Longhi, e traduco dalla recensione pubblicata da Longhi appunto sul Vanity Fair Magazine nel 1949, Giovanni Bellini si pone più in alto come esempio di indipendenza di spirito rispetto al Mantegna. E dunque Longhi non poteva ammettere che una realtà poetica tanto più elevata potesse essere sorretta e dunque nutrita anche solo per un tratto da un altro evento, cioè l'arte di Mantegna, che egli valutava con tanta minore simpatia mentale. Ma questo atteggiamento di Longhi, sentenzia Volpe nell'articolo su Arte Venere, cioè senza remore, appare come mera perlettura, perché certe predilezioni che non si possono non avere, del tutto legittime, non possono poi alterare il senso dei rapporti provati appunto dal materiale storico. Non vi è dubbio, prosegue Volpe con parole magnifiche, che le opere giovanili di Mantegna, quasi tutte fortunatamente precisabili in termini di date, abbiano dato il via, senza altri precedenti, a un nuovo clima o tensione espressiva e filosofia dell'arte, subito in sintonia con gli ideali più accesi della cultura degli umanisti dell'epoca. E cioè che fu Andrea a detenere il merito della prima apertura, come si dice, rinascimentale, e i vantaggi, perciò, di uno storico maggiorascato. Però è altrettanto vero, e anche questo è un altro cardine essenziale del ragionamento volpiano, che Bellini sia stato dalla prima all'ultima opera un vero anti-Mantegna per la propria personalissima inclinazione sentimentale. In sostanza voglio dire che Volpe avrebbe bollato senz'altro come meri per lettura e frutto di discutibile metodo storiografico anche le teorie più o meno recenti che vorrebbero ritardare gli inizi di Bellini intorno al 60, finendo così per comprimere o addirittura annullare certi passaggi cruciali e generando non poche aporie. In base alla cronologia proposta più riprese da Mauro Lucco, bisognerebbe infatti stipare in uno stretto giro d'anni una serie di lavori così eterogenei da restituirci un'immagine altamente sussultoria delle sorti belliniane. In poco più di un lustro, dal 1460 al 65-66, si passerebbe dalla presunta predella cattamelata del 60 al politico di San Giovanni e Paolo, ossia da un oleografico ricalco dei modelli paterni al clamoroso ribaltamento di ogni dogma mantegnesco. Una mutazione che di fatto avvenne naturalmente, ma che certamente fu molto più distesa e graduale. Soprattutto non si può piattire a una sola dimensione il rapporto sempre dialettico e sottilmente contestatorio che il giovane Bellini instaurò con l'arte di Andrea. La Pietà del Pol di Pezzoli e quella di Bergamo, la Trasfigurazione Correa, l'Orazione nell'Orto di Londra, giusto per citare alcuni lavori incontestabilmente autografi e talmente famosi che non ho pensato ovviamente di riprodurli, non rispondono allo stesso ordine di problemi di Trittici della Carità, documentate dal 62 al 64, della Pietà Correa e del Polittico di San Vincenzo Ferrer. Certe opere del primo Bellini, insomma, possono essere pensate solo nel corso degli anni 50 come reazioni a caldo a determinati momenti del Mantegna padovano. Altrimenti dovremmo pensare, ma è un'idea del tutto paradossale, che Bellini avesse trascorso buona parte della sua giovinezza in cronico ritardo a rimuginare ossessivamente sui risultati raggiunti dal cognato più di un decennio prima. Insomma, ritardare gli inizi di Bellini verso la soglia del 60 significa di fatto ridimensionare il suo reale verso storico, condannando il rango di epigono subalterno ed emulo del genio altrui, ma anche fraintenderne la vocazione primigenia, che fu quella di rifondare la pittura su valori alternativi rispetto al cerebrale criticismo archeologico di Mantegna e dunque di inventare una modernità diversa, più sensibile e aperta alle ragioni del cuore. Vorrei chiudere questa mia comunicazione con una testimonianza che io trovo toccante. Si tratta dell'incipit di un articolo pubblicato da Miklos Boskovic sul primo numero di Paragone del 1985. Ho visto Carlo per l'ultima volta poche settimane prima che morisse.
L'ho trovato come al solito nel suo studio, davanti alla scrivania colma di libri, fotografie, appunti. Era sereno, ma credo anche consapevole di essere giunto vicino alla fine. Non voleva parlare della sua malattia, mi ha chiesto invece se avessi con me delle foto che lo potessero interessare. Fra i dipinti che gli presentavo figurava anche la tavola con i santi che illustrerò in questo volume, a lui dedicato. Proseguendo idealmente la discussione di allora, dove il suo giudizio, a parte una piccola ma significativa variante di cui parlerò più avanti, collimava col mio. Durante tale colloquio, Volpi avrebbe suggerito all'amico la possibilità di vedere in questa tavola di Jacopo Bellini, oggi conservata alla National Gallery di Washington, l'intervento del figlio Gentile, in particolare per lo stilizzare il busto quasi geometrico del volto di San Bernardino. Non voglio più entrare nel merito di quest'ultima proposta, ma solo rimarcare la grandezza di questi due uomini ormai scomparsi, che fecero della conoscership e del confronto costante con le opere d'arte e con gli altri studiosi non solo una ragione di vita, ma una vera e propria regola morale da rispettare fino in fondo. E vi ringrazio.